Marin Kudin, artista eclettico e strionico, quest'estate in giro con diversi spettacoli che lo vedono protagonista. Quindi non solo Domenico Modugno, ma anche tanti altri personaggi in scena. Non ci facciamo mancare niente, è un'estate piena di tappe, piena di Sicilia, ma anche di Liguria, di Sardegna, di Campania, di Calabria. Abbiamo girato in lungo e in largo tutta l'Italia e con diversi spettacoli, perché non ci piace, ci piace diversificare, non ci piace rimanere fermi in una cosa solamente. Per cui da Domenico Modugno, da Palermo, da Mimì al Ciclope, dai concerti da Acque di Rosi a Canzoni Scordate che faremo a Messina, a San Placido Calonerò il 30 settembre, un viaggio sempre però nella sicilianità, o con il teatro canzone, o con la musica, o con il teatro, con la prosa, raccontiamo la nostra Sicilia in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, e io cambio faccia ogni sera e divento una volta il Ciclope, una volta Domenico Modugno, una volta Barba Blu, una volta il cantastorie che racconta la nostra terra, una volta il cantautore che racconta con le nuove canzoni quello che succede attorno a noi, quindi racconto la mia vita, i miei viaggi, racconto le mie denunce, voglio accendere fari su alcune cose che secondo me non vanno, e la musica può avere anche questo valore, il valore civico, il valore sociale di accendere caselle, fari, di creare coscienza critica e coscienza collettiva. E poi mi piace affondare le radici anche nelle canzoni scordate, in quelle canzoni che sono rimaste negli angoli delle strade, e soprattutto quei personaggi a cui dare voce. Tutto questo è Mario Incudine, e quindi ovunque ci incrociate, ovunque ci vogliate incontrare, ci troverete, e ci troverete sempre in maniera diversa. Qual è stato lo spettacolo che è stato accolto meglio dal pubblico? Sicuramente Mimì. Mimì, che da 5 anni gira l'Italia in lungo e in largo, non solo è lo spettacolo che mi sintetizza meglio, riesce veramente a sintetizzare il mio amore per il teatro e quello per la musica in questo spettacolo di teatro canzone, che ha un equilibrio unico. Poi Barba Blu, per la sua tematica, ha avuto un grande risultato soprattutto nelle nuove generazioni che si avvicinano al teatro e che magari, ecco, scoprono che il teatro può avere anche una funzione civile. Poi i concerti hanno una energia che in qualche maniera investe il pubblico, ma quella è la potenza della musica, e quindi io presto solamente la voce e la mia chitarra insieme ai miei musicisti a questo flusso di energia. Però devo dire che Modugno, questo Modugno, il Modugno siciliano, il Modugno della prima ora, è stato veramente apprezzatissimo, perché questo è un repertorio inedito, non è il Modugno conosciuto da tutti. Questo è un Modugno particolarissimo, è un Modugno che ancora conserva dentro di sé i germi della rivoluzione della musica e del teatro italiano, quella che poi avverrà da Volare in Poi. E qui ci sono tutti i semi di questo grande genio, e neanche Modugno stesso aveva messo insieme questo grande repertorio. Devo dire che questo è uno spettacolo che ogni volta il pubblico rimane stupito, perché conosce un Modugno inedito, ma anche un Mario Incudine inedito. C'è una frase, una canzone che ti colpiscono di più per un tuo vissuto, perché ti ricordano un tuo vissuto? Sì, c'è un pezzettino di questo spettacolo che dice: a me la vita mi doveva dare tutto, e io tempo da sprecare non ne avevo. Io avia una tempesta, Dinja, e non ci bastava il mondo intero per farla sfogare. Io le cose le dovevo fare, non ero cosa da aspettare io. E ogni no che sentivo per me era un sì, 4 volte sì, 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 sì e sì. Ecco, io sono cresciuto con questa idea che le cose, io mi dovevo mangiare il mondo, le cose le dovevo fare, e ogni no che sentivo era un sì, e grazie a tutti i no che ho ricevuto, a tutte le porte in faccia che ho ricevuto, sono diventato quello che sono. E quali sono i nuovi progetti per l'autunno e per il prossimo anno? Finalmente esce il mio nuovo disco, quindi lavoreremo al nuovo disco da quando finiamo la tournée, dal 2 ottobre. Il 2, tra l'altro, saremo a chiudere il Mediterraneo Cine Festival di Marzamemi, in un posto bellissimo, il 2 ottobre. Dal 3 cominciamo a lavorare al disco, e credo che a inizio, proprio ai primissimi del nuovo anno, esce finalmente questo nuovo disco a distanza di 10 anni da Italia Thalia. Poi un film in uscita per la regia di Monio Vadia con Donatella Finocchiaro, di cui ho scritto la colonna sonora, si intitola La Terra Senza.
la tournée di Barba Blu che toccherà Napoli, Roma, Trieste, e tanti, Bari e tantissimi altri centri italiani, e poi tantissime altre cose che bollono in questa pentola che non si spegne mai. Una collaborazione che ti piacerebbe realizzare? Ma io sono stato un uomo molto fortunato, ho sempre incontrato i miei idoli, volevo lavorare con Andrea Camilleri e ci sono riuscito, volevo lavorare con Monio Vadi e ci sono riuscito, con Peppe Servillo, con Eugenio Bennato, con Enzo Avitabile, sono riuscito a lavorare con tutti, con De Gregori, con Biagio Antonacci, con Lucio Dalla che è stato un mio grande sogno, un mio grande desiderio. Non lo so, me lo dico alla prossima intervista, ci penso.